Buongiorno, ancora una volta il Museo dell'Industria e del Lavoro Saronese ospita un incontro tra culture. Questo evento l'abbiamo proprio intitolato Arti visive e musicali a confronto. La mia idea, come sapete, è sempre quella di cercare di coinvolgere in questo bellissimo luogo di conservazione, ma di conservazione viva, della memoria viva di Saronno, tutto quello che può essere l'arte intesa sotto tutti i suoi aspetti, ovviamente cercando di scoprire ogni volta quelle che sono le risorse del nostro territorio per cercare di farle conoscere anche agli altri, di coinvolgere nelle varie attività, perché insieme si può fare la differenza, come dice un grande motto utilizzato anche dall'UNICEF, e poi perché è bello proprio creare queste sinergie per cercare di lavorare insieme, ognuno portando una propria competenza. Allora, oggi vedremo l'esposizione artistica, quindi quadri visivi realizzati da due artisti del territorio che sono Patrizia Mangano e Marco Franceschini, che dopo di me conoscerete. Vedremo la seconda puntata delle mail art, ossia abbiamo qui esposto le mail art che sono ritornate dopo aver spedito quelle realizzate dalle scuole del territorio. Siamo molto contenti perché ne sono arrivate tantissime da diversi paesi dell'Europa, quindi non solo da Vilnius e dalla Lituania, ma abbiamo diversi ambasciatori che proprio via rete si sono aggregati volontariamente a questa bella iniziativa, per cui ospitiamo scuole da Londra, ospitiamo scuole dalla Francia e così via, ed è una bellissima soddisfazione. Dopodiché abbiamo coinvolto anche, trovandoli quasi spontaneamente, come spesso succede sul nostro cammino, due corali cittadine dirette dal maestro Paola Manara. Dico maestro perché lei ci tiene che venga utilizzata al maschile, per cui non è un errore così voluto. Allora, il primo è la corale Noise and Voice, che da 15 anni credo lavori proprio con Paola e proporrà diversi loro canti, ovviamente adattati dal maestro stesso. Poi ci sarà la bottega della voce dell'Uni3 di Saronno. Siamo molto felici che anche l'Uni3, con questa volta collaboratorio corale, abbia voluto collaborare ad una nostra iniziativa, perché vuol dire che le nostre idee cominciano a diffondersi sul territorio. Questa seconda corale accompagnati dal maestro al pianoforte, dal maestro Pier Giorgio Fofano. Quello che le risorse locali, nel senso positivo ovviamente, possono offrire, quindi
quindi la cultura, quindi il divertimento quello buono, inteso sotto in senso lato del termine di arte. Infatti ho intitolato questo incontro proprio confronto tra arti visive e musicali. Perché? Perché qua abbiamo, oltre a quello già presente, questa volta collaborano al nostro evento due artisti locali che sono Patrizia Mangano, che vedete il suo quadro rappresentato lì. Sono un'artista qui nel territorio saronnese, questa è la seconda volta che sono stata invitata alla manifestazione culturale che si tiene, ma adesso penso che sia ogni due anni, vero? Qui nel Museo delle Industrie. E Marco Franceschini. Ho cominciato la mia attività facendo il restauratore, che è un'attività che faccio tuttora. Il mio tipo di restauro è specializzato sulla pittura olandese, sulla pittura fiamminga e sulla pittura verista realista italiana dell'Ottocento. Ho imparato da questi pittori a inserire in ogni quadro dei personaggi, a inserire dei soggetti, delle luci, delle sfumature, a usare le stesse tecniche di pittura, a usare gli stessi pennelli, le stesse spatole, a fare gli stessi fondi. Poco alla volta mi sono reso conto che ero diventato uno di loro, nel senso che avevo cominciato a dipingere come loro. Allora mi hanno proposto di fare dei falsi. Io ho fatto dei falsi anche di grosse collezioni. Più che falsi ho fatto delle copie. Gli originali li mettevano in cassaforte o in banca o li vendevano o li mandavano in Svizzera, però in casa si tenevano le mie copie. Ci sono diversi notai, diversi personaggi della cultura italiana e milanese che per non correre rischi hanno le mie copie e gli originali li hanno messi via. Quindi nella sostanza potrei essere considerato anche un falsario, però i soggetti che io faccio sono tutti soggetti originali, non ci sono copie specifiche, riprendo dei personaggi, delle luci, dei particolari da un po' da tutti i quadri, un po' in genere da tutta la pittura, poi mescolo la pittura fiamminga olandese con la pittura italiana. La pittura fiamminga è fredda come colori e ha una luce sola, la pittura italiana naturalmente di due secoli dopo è molto più specializzata, più fine e più calda. Allora, questo è un quadro su tela invecchiata, il fondo del quadro è fatto come facevano più delle volte i fiamminghi per dare queste sfumature, c'è bitume giudaico. Il bitume giudaico è un materiale che assomiglia molto al catrame, si mette questo sfondo e col tempo il quadro è destinato ad assumere delle sfumature che altrimenti con un fondo normale non riuscirebbe mai ad avere. Il dipinto è una classica natura morta fiamminga del 1600. Nei quadri di natura morta fiamminga c'era molta religiosità. I fiamminghi erano pittori, i fiamminghi e gli olandesi erano dei pittori che legavano le nature morte, ognuna delle nature morte aveva dei particolari che riportavano alla religione. Faccio un esempio, quell'arancio sbucciato in mezzo al quadro è il simbolo della vita che passa, la vita da giovane appena nato o da bambino, da ragazzo o da giovane uomo. È un arancio succoso, poi col tempo comincia a perdere la buccia, quindi poco alla volta il tempo passa e ci si avvicina alla morte. Quella della morte era una fissazione per i fiamminghi, per gli olandesi e specificatamente per la cultura del Seicento, la cultura ugonotta, la cultura protestante. Quasi tutto quello che appare in questo quadro è destinato a fiorire, ad esempio sulla sinistra il pane ed il vino sono un classico elemento eucaristico, il prosciutto dietro ha il chiaro simbolo della carne, del godimento che è dietro ed è così grasso ed è così sfacciato, l'unico colore sfacciato in tutto il resto del quadro, perché deve essere considerata sfacciata il gusto per l'amore o per le avventure galanti.
Nella sostanza questo è tipo il genere di pittura che mi piace di più, perché mi piace stupire, mi piace curare i particolari e poi col tempo con questo fondo il bitume sta già facendo formare il craquelé nel quadro, che gli dà ancora più tono dell'antico. Per cui abbiamo Marco, abbiamo nuova compagna Paola, abbiamo tutto il gruppo Corale, che ringrazio perché veramente siete numerosissimi, e a volte non si sa neanche quello che succede nel nostro territorio, no? Perché tendenzialmente noi italiani andiamo di fuori, andiamo all'estero, ma non sappiamo di quanto di bello abbiamo, quanto di prezioso abbiamo nel nostro territorio. Per cui grazie veramente a tutti i componenti del coro, perché abbiamo la possibilità di conoscerci, magari anche di incontrarci, di salutarci e di dire perché non facciamo questa cosa la prossima volta al museo, si sa, magari anche in prospettiva del prossimo Expo 2015, che secondo me come obiettivo dovrebbe avere anche, è vero che il tema è alimentazione, però la cultura è alimentare lo spirito, e quindi se abbiamo un sensorato chissà che possa venire fuori qualche bella idea per portare le persone che arriveranno all'Expo qui sul nostro territorio a vedere quanto di bello noi abbiamo. Poi ringrazio ancora Paolo Garra, che ci accompagna sempre nel video che ha realizzato per il primo, la prima andata, il primo incontro di novembre, e si unisce sempre a noi, Piero da Saronno, Rosanna Moneta, che rappresenta qui l'Unicef, il nostro ambasciatore di Unicef, perché come vedrete di là abbiamo esposto la seconda puntata, diciamo così, delle mail art. A novembre abbiamo esposto quelle realizzate dai ragazzi delle nostre scuole, territorio del Saronese, che saranno dintorni, poi le abbiamo seguite e adesso sono arrivate tantissime, come se devo dire, con entusiasmo, perché non solo dall'ambasciata lituana di Vilnius, ma la rete, che se utilizzata bene può essere un grande veicolo comunicativo, ha fatto in modo che l'iniziativa venisse anche letta, vista e accolta da altri ambasciatori di altri paesi. Quindi si è creata proprio una rete di 5 ambasciatori, abbiamo poi tutto l'elenco, lo trovate là, io ricordo adesso le scuole di Londra, le scuole francesi, altre scuole del Nord Europa, nello specifico con i nomi di un oggetto perché non li so pronunciare, quindi è meglio evitare, però anche questa cosa è bella, cioè uscire dai confini dell'Italia, non di Roma, dell'Italia, e creare questa rete culturale. Io credo che questo momento storico l'Italia abbia bisogno anche di ripartire da qui, cioè da un'idea di cultura, non siamo il paese che al mondo ha più cultura in senso assoluto, quindi veramente che ognuno faccia la propria parte, riesca a dare questo che ha, e dato che parlo di cultura, è arrivato l'assessore alla cultura, quindi chi vede chi lei può continuare il mio discorso. Eccola qua, assessore Cecilia Cavallero. Buon pomeriggio a tutti, mi scuso per il ritardo, ma stamattina ho impegnato questo centesimo un po' a fare attenzione manovre. Che dire, Miss è sempre il protagonista del come messo a disposizione per tante iniziative, in questo caso dedicate alla cultura, abbiamo arti visive e arti musicali, insomma un connubio che spero insomma oggi possa essere gradito da parte di tutti. I miei complimenti vanno sempre, perché senza un'organizzazione alle spalle non si può fare nulla, quindi a tutti quelli che si rendono disponibili, in questo caso gli artisti, ma anche insomma per la disponibilità del luogo e di tutto quello che sta dietro. Quindi insomma, quando si dice che a Saronno non c'è mai niente, io non riesco, perché istituzionalmente devo essere presente, non riesco a magari a seguire tutto quanto, però al MIS, voi sapete, lo dico sempre, riesco insomma comunque a fare un saluto a tutti, quindi grazie sempre per i vostri inviti, sempre molto bello. Grazie a te. Grazie a te. Questo pomeriggio è un po' particolare, perché l'arte a noi non piace statica, perché diventerebbe triste e monotona,
Paola, che non è solo maestro d'orchestra, ma anche si improvvisa, anche sceneggiatrice, come ti devo chiamare, attrice, regista, eccetera, eccetera, e poliedrica, ha pensato di organizzare questo pomeriggio con momenti un po' particolari. Allora, io vi dico due parole veloci. Innanzitutto devo ringraziare Nisea, perché per onestà intellettuale è corretto ringraziarla pubblicamente per l'impegno, perché questa manifestazione, che è la seconda che fa in collaborazione con l'UNICEF, veramente lavora tantissimo, e organizzare un evento, vi posso assicurare, non è facile. Ringrazio anche l'ambasciatore perché ha colto il tema stile di vita e io posso fare la differenza, che sono le mail art che sono state esposte, come vi diceva prima Misea, a novembre, e adesso quelle che sono arrivate. Oggi però voglio darvi una bellissima notizia, perché così penso che a tutti possa far piacere. Il lavorare in rete, stare insieme, aiuta. La nostra cittadinanza, grazie all'amministrazione, e voglio sottolinearlo, non perché c'è l'assessore, che l'assessore mi conosce bene, quando sono ai tavoli politici sono noiosa. Il grido. Ecco, lo dice lei. Quanto è importante credere nella rete, nella solidarietà. Sono arrivate 10 famiglie dalla Siria. Voi sapete che cosa sta passando la Siria. Saronno ha risposto prontamente dopo che l'amministrazione ha accolto dal prefetto, ha detto va bene, accogliamo le famiglie. 10 famiglie di cui ci sono 8 minori, il più piccolo ha 6 mesi. Grazie alla cittadinanza di Saronno si è mossa una solidarietà tale che stamattina la Vaglione, l'assessore, ha dovuto bloccare momentaneamente la raccolta di indumenti, perché veramente non ce lo si aspettava. È il ruolo UNICEF. Noi stiamo operando in Siria, stiamo sollecitando la comunità internazionale, l'arte, lo spettacolo, i nostri ragazzi, stile di vita, io posso fare la differenza, vuol dire che a volte basta poco per fare la differenza. Quindi un grazie di cuore a Misea, alla nostra amministrazione, al rappresentante dell'assessorato e a voi tutti i cittadini. E voi cuccioli che siete il futuro, dovete fare la differenza da subito. Ok? Grazie. Sì, buongiorno, io diciamo lavoro, ma non è un lavoro, insegno all'Unitre da 15 anni e ho 3 corsi, quello di storia della musica, quello di vocalità e il laboratorio corale che si chiama Bottega della Voce. E fondamentalmente insegno a cantare e insegno la musica, la storia della musica. A me piace che le persone stiano bene facendo musica e cantando, questo è il mio obiettivo. Allora, devo dire che l'incontro con Paola è avvenuto in modo del tutto casuale, cioè all'interno di un bar di Saronno, e ha preso, così chiacchierando, ha preso al volo la nostra proposta, se vogliamo chiamarla così, cioè ha voluto da subito collaborare con noi, forse per un'empatia particolare. Ora, Paola, cosa hai in mente di fare oggi all'interno del Museo delle Industrie? Ma io amo questo posto perché mi piace molto soprattutto fare musica, fare teatro, perché abbiamo anche col corso di vocalità una proposta simile teatrale. Mi piace fare musica e teatro fuori dagli ambienti canonici, quindi il fatto di poter utilizzare gli spazi del museo come spazi da performance mi è piaciuto subito molto. Il coro dell'Unitre canterà qui sui nostri binari, insomma sullo scambio ferroviario. L'altro ensemble corale che dirigo è esterno all'Unitre, che si chiama Noise and Voice, canterà invece sul vagone ferroviario, all'interno del vagone ferroviario. Quindi quello che mi piace è far vivere il museo con le persone che fanno qualcosa che è, diciamo, tra virgolette fuori luogo, però insomma per questo evento sarà invece adattissimo, credo. Grazie. Allora, concludo io dicendo che le figure, quelle di cui ho parlato Paola, cominceranno, ci saranno, saranno presenti anche nella sala qui in precedente, la sala biblioteca, quindi le trovate proprio lungo tutto il percorso. E che dire, grazie ancora della vostra presenza, speriamo che sia un pomeriggio piacevole, proprio per imparare a star bene tra di noi, e magari sia
che ne so, uno dei tanti momenti insieme. Grazie mille.